negli anni proprio grazie all'avvento dei social. Sì, io intanto vorrei ringraziare Roberto per avermi voluto invitare, Antonella per le cose che ha detto, l'assessore per il saluto che ha voluto portare, ma te lo dico davvero perché io sono convinto che queste iniziative vadano fatte, vadano ripetute continuamente. Perché? Perché io credo che noi ci dobbiamo scrollare di dosso a volte il fastidio di parlare di questi argomenti. Io sono calabrese, non nascondo naturalmente di essere calabrese, come ognuno di noi sono orgoglioso del mio luogo di nascita. Però posso dirle in italiano che sono molto incazzato con i miei calabresi che parlano di nelle teste, sì, posso dirlo. Perché io non accetto che ci possano essere queste persone che diversamente da me, dalla stragrande maggioranza dei calabresi, hanno fatto questa organizzazione. All'inizio sconosciuta, di cui nessuno voleva parlare, sottovalutata, per decenni e decenni sottovalutata, e che oggi è l'organizzazione più forte che c'è nel nostro paese. Più forte, più radicata, non soltanto in Calabria, ma nel resto del nostro paese, in tutte le regioni, così mi evitate di fare l'elenco, e all'estero. Perché la 'ndrangheta è diventata così forte? E che cosa è cambiato nel mondo della mafia? Per cui, mentre la mafia siciliana fino a 20 anni fa era la regina dell'organizzazione mafiosa, quella che veniva considerata la struttura più forte, più agguerrita, oggi è stata, come dire, messa da parte e hanno fatto degli 'ndranghetisti gli uomini d'onore. Poi vediamo questo. Più forti e più agguerriti che ci siano in giro. Questa è la domanda. E la risposta è appunto nel titolo di Antonella. Dall'omertà ai social. Noi siamo partiti da un mafioso che veniva presentato come un uomo d'onore che aveva come abito mentale, come costume, come idea portante del suo comportamento e della sua vita l'omertà, cioè il silenzio. Il silenzio, è vero o no? Tant'è vero che spesso parlando di omertà si coniugava, si addebitava il fatto di essere omertosi solo e soltanto ai meridionali. Omertà uguale meridione, omertà uguale Sicilia, omertà uguale Calabria, omertà uguale Campania. Quasi l'omertà fosse nel DNA dei meridionali, un fatto genetico. Cioè il meridionale nasceva omertoso. Stanno così le cose? Io credo di no. Ma non lo dico perché voglio difendere il mio essere meridionale. Lo dico perché la storia e i fatti ci dicono un'altra cosa. La storia cosa ci dice? Che cos'è storicamente l'omertà? Il silenzio. L'omertà nasce dal fatto che la povera gente del mezzogiorno, analfabeta, che non sapeva assolutamente leggere e scrivere, quando parlava le sue parole erano stravolte, cambiate di significato dal potente di turno, dal barone, dal nobile, dal signorotto del proprio paese. Tu parlavi, quello ti stravolgeva, quello che tu dicevi. E allora questi poveri contadini, che erano analfabeti, che non sapevano leggere e scrivere, ma che fessi non erano, pensarono di difendersi dicendo: io sto zitto, non parlo. Perché se parli tu mi stravolgi quello che dici, tu hai le armi per stravolgere quello che dico, perché sei bravo, hai studiato. Io no, sto zitto. A me è più parola è quella che non si dice. La migliore parola è quella che non si dice. L'omertà è nata così, come un'arma di difesa dei poveri e dei più deboli.
Poi i mafiosi l'hanno stravolta, l'hanno capovolta a loro vantaggio e a danno degli altri, compresi i poveri e più deboli. Quindi nasce questa idea del mafioso che deve stare zitto, che deve stare in silenzio. La prima regola che il mafioso impara quando viene battezzato, cioè quando entra nell'organizzazione mafiosa, è quella che deve stare zitto, che non deve dire una parola sulle cose dell'organizzazione. Ma questo essere omertosi è un fatto dei meridionali? Spostiamoci al nord. Che cosa è successo negli ultimi 30 anni nel nostro paese? È successo che molti uomini e donne del nord sono stati anche loro omertosi. Perché se anche qui al nord ti arriva una telefonata che ti dice: io so dove i tuoi figli vanno a scuola, io so quando entri di casa e quando rientri, so cosa fa tua moglie, tu ti spaventi. Ed è un fatto naturale, direi perfino normale, avere paura e quindi non parlare. Se voi vi leggete le carte giudiziarie dell'operazione di polizia e carabinieri degli ultimi anni della magistratura, voi trovate che l'omertà è un elemento che appartiene anche al nord. Ma è normale che sia così, è normale che sia così. La paura non è che ha una cittadinanza, se si verificano gli stessi elementi che sono verificati qua. Ma c'è, credo, un'operazione di verità che dobbiamo fare sulla verità. Ma siamo proprio convinti che i mafiosi siano tutti quanti omertosi? Io dico di no. I mafiosi sono omertosi semplicemente nei livelli più bassi dell'organizzazione. I picciotti, la bassa forza mafiosa è omertosa. I capi mafia parlano, fanno i confidenti della polizia e dei carabinieri, fanno affari, fanno incontri con le istituzioni. Sono tutt'altro che omertosi. Non lo fanno sapere in giro, ma è così. I capi mafia hanno sempre trattato, i capi mafia hanno sempre avuto rapporti con le autorità, naturalmente per fare i propri affari. Io non so se prima o poi riusciremo a trovare nei verbali dei carabinieri e della polizia i nomi dei confidenti. Perché come sapete i confidenti sono quelle persone che hanno un rapporto privilegiato con i carabinieri, ma la cui fonte non deve essere rivelata, perché sennò 30 secondi dopo lo ammazzano. Ma io sono convinto che se questo accadesse noi troveremmo i nomi di moltissimi capi mafia siciliani, calabresi e campani. E vi racconto un solo episodio così ci teniamo subito e capiamo che cosa significa omertà per un mafioso di bassa forza e per un mafioso invece che è un capo. Nel 69 nell'Andrangheta calabrese c'è un'ala dell'organizzazione che pensa di fare un'operazione politica, di spostare l'Andrangheta, tutta l'Andrangheta a destra, e di partecipare al golpe che stava organizzando il principe nero Junio Valerio Borghese. Bene, chi organizzava questo spostamento a destra? Lo organizzavano i De Stefano, che era un'organizzazione più potente diretta in Calabria, e lo organizzavano i Mirta, che era l'organizzazione dominante a San Luca, che è, diciamo, il cuore dell'Andrangheta, il cuore storico, perché lì c'è il santuario della Madonna dei Pozzi, che secondo gli indranghetisti è la mamma dell'Andrangheta, d'accordo? È la mamma dell'Andrangheta. Gli altri mafiosi, gli altri indranghetisti,
non avevano intenzione di spostare l'andante su questo versante, di correre questa avventura, perché si era da preparare un golpe, quindi non sapevi come andava a finire. E il ragionamento molto pragmatico che fecero quest'arte dalle vietiste fu il seguente. Dice, ma no, chi ce lo fa fare di andare con questi qua? Non sappiamo neanche chi... che fine facciamo, se il golpe si fa o non si fa, che cosa succede. Noi stiamo così bene, nessuno ci rompe le spalle, nessuno ci indaga. Ogni tanto pigliano qualche picciotto, giusto per far dire che i carabinieri e la polizia fanno qualcosa, e questi magistrati, ogni tanto qualche dranghettista lo mettono in galera, ma facciamo i fatti nostri. Stiamo facendo i soldi, comandiamo nei paesi, ma perché dobbiamo metterci in braccio a questi? Naturalmente, quando c'erano i partiti, adesso parlare di partiti significa parlare di una parolaccia, ma quando c'erano i partiti si facevano i congressi, si facevano le discussioni, c'era chi era a favore di una tesi, c'era chi a favore di un'altra. Nella 'Ndrangheta ovviamente non c'erano i congressi. Come fecero questi che erano contrari a questo spostamento ad impedire che la 'Ndrangheta si spostasse a destra? Semplice. Qualcuno parlò con la polizia e quando ci fu la riunione decisiva sul montante per fare in modo che la 'Ndrangheta prendesse questa decisione, arrivò la polizia, interruppe la riunione e la riunione non si fece più. E quindi la 'Ndrangheta non partecipò al golpe. Poi il golpe non si è fatto per altri motivi. Domanda: chi fece la soffiata alla polizia? La soffiata alla polizia lo fece Don Mico Tripodo. Don Mico Tripodo era allora il capo della 'Ndrangheta di Reggio Calabria, cioè un personaggio di straordinaria importanza. Mi seguite? Don Mico Tripodo ebbe l'incontro con il questore Santillo. Il questore Santillo era un questore come Cristo comanda, cioè uno potente, forte. Auspice di questo incontro una nobildonna regina che mise in collegamento le due persone. Don Mico Tripodo disse a Santillo: guarda che c'è questa riunione, vedi quello che devi fare. Adesso io naturalmente non si rivolse così, la traduco per comprensione. E quindi la riunione non si fece. Quindi il capo mafia parlò. Non fece l'obertura, anzi denunziò gli appartenenti alla 'Ndrangheta che sarebbero riuniti. C'è un piccolo particolare: quando ci fu l'incontro tra il questore e il capo della 'Ndrangheta, il capo della 'Ndrangheta era latitante. È chiaro il concetto? Non era un cittadino normale, libero di andare dove voleva, era latitante. Queste cose non le dico adesso, ad Erba, in un posto lontano, quanti chilometri, non so, dall'Aspromonte, le ho scritte appunto nel primo libro di storia della 'Ndrangheta, per raccontare come questi poteri della 'Ndrangheta hanno rapporti con la polizia, con i carabinieri, eccetera, eccetera. L'omertà. Per lunghi anni, ripeto, questa cosa è andata avanti. I mafiosi hanno sempre trovato il modo di parlare a tutti quanti noi, stando in silenzio, parole silenziose. Qualcuno mi dice, ma scusa, tu puoi anche essere professore, ma come si fa a parlare stando in silenzio? E nessuno lo spiega. Senza pronunciare parole, tu sai che quell'omicidio è un omicidio di mafia. I siciliani erano bravissimi, avevano un modo di esprimere senza pronunciare parole che spiegava tutto. Quando tu trovavi un uomo ammazzato e incaprettato, era ovvio che era un omicidio di mafia, non c'era bisogno che Antonella scrivesse sul giornale questo è un omicidio di mafia, lo sapevamo tutti. Voi sapete cos'è l'incaprettamento, sì? Se non lo sapete ditemelo, perché lo spieghi in due minuti,
trovavi un morto ammazzato che aveva qualche soldo, 1.000-2.000 lire dell'epoca, qui nel taschino, il messaggio era chiaro. Il messaggio era chiaro. Questo qui è stato ammazzato perché aveva rubato l'organizzazione. O quando trovavi il morto ammazzato con il sasso in bocca, era chiarissimo. Quella bocca aveva parlato troppo, bisognava tapparla. Quella bocca non doveva parlare più. Erano messaggi chiarissimi, senza pronunciare una parola. I mafiosi non pronunciavano, non c'era bisogno di mettere i manifesti o di fare il comunicato stampa. Tutti quanti sapevano che erano delitti di mafia. E naturalmente c'era un messaggio ancora più esplicito. Anche qui, non detto, non dichiarato, senza parole. Noi siamo mafiosi. Quello è un delitto di mafia, sì. E noi che ci porta? Se noi non siamo mafiosi, facciamoli fatti noi. Lasciamoli, sono fatti loro. Chiaro il messaggio? Fatevi i fatti vostri. Non interessatevi di quello che sta succedendo. Non interessatevi dei fatti degli altri. Fatevi i fatti vostri. Chi è meridionale sa benissimo che ha moltissimi. È capitato di sentirsi dire, ma chi te lo fa fare? Ma lascia perdere, d'accordo? A me non l'hanno mai detto così, l'hanno detto a mio padre. Chiaro? Ma perché non dite a vostro figlio di stare tranquillo? Un amico di mio padre, che era un vecchio cristiano, bravo, cioè voleva bene a mio padre, però aveva capito, aveva fittato l'aria. Io dalla Calabria andai a Torino a studiare, perché all'epoca la mia regione non aveva l'università, e lui era contento, perché me ne andavo dal paese, lontano. Vincenzo, vai che da lì sai ci sono donne tutte disponibili, altro che qui, fai questo, lascia fottere la politica. Io me ne andavo tranquillo, ritorno, e questo mi vede, mi incontra, dice, ah, come stai? E allora, filma di quanto da voi. Marido, me la permette. Un mardone. Però io la politica continuare a fare lo stesso. E a fare le cose che mi interessano. Naturalmente, quello capisce l'antifona e capisce che non era il caso di continuare su quella cosa. Quante volte ci hanno detto, fatevi i fatti vostri? Ci hanno detto in mille modi. Adesso rompono le scatole ai giornalisti, la cosa di Antonella è l'ultima, con me di solito usano mezzi un po' più, come dire, più energici, con molti giornalisti. Ma vi pare logico, vi pare possibile che ci siano giornalisti che lavorano e fanno il loro mestiere con la scorta? Cioè vi pare normale un paese che i mafiosi che sono a piede libero, che quelli che non hanno galera da scontare, sono a piede libero, girano e loro si proteggono con le auto blindate, oppure con i SUV, con macchinoni, e i nostri giornalisti, i nostri sindaci, qualche amministratore e molti magistrati devono girare con la scorta. È un paese rovesciato, cioè si cammina con le braccia e con i piedi per aria. È normale un paese così? Non credo. Fatevi i fatti vostri. Ripeto, questa cosa ce la siamo sentite ripetere non so quante volte. Si potrebbe fare un libro, fatevi i fatti vostri, che non racconta la propria storia. Adesso le cose anche per i mafiosi sono cambiate. Perché? Perché un mafioso, una volta, quando voleva fare una riunione, doveva convocare i propri scritti. Tra virgolette scritti, perché non si scrive alla mafia. Si fa l'affiliazione alla mafia.
Quindi dovevi chiamare quelli che tu conoscevi essere mafiosi, correndo dei rischi, correndo i rischi che la polizia o i carabinieri intercettassero la riunione, ti mandassero a monte la riunione, soprattutto in Andalusia, d'accordo? Adesso i mafiosi fanno una cosa che tutti noi facciamo, tutti quelli che siamo in questa stanza, credo. Usiamo il cellulare, siamo su Facebook, su WhatsApp, su Instagram, su Twitter. Utilizzano questi strumenti per mandare messaggi. Sono cose innocenti? Io non credo che siano cose innocenti. Perché quando i parenti dei mafiosi, che non essendo in galera sono liberi, quindi possono dire alcune cose, su questi strumenti di comunicazione odierna, di social, usano delle parole per fare propaganda, per dire la loro opinione, per stare sempre accanto ai carcerati, perché tutti i carcerati, nessuno escluso, è innocente, perché tutti i mafiosi sono innocenti. O vi risulta che c'è qualche mafioso che è colpevole? No, tutti i mafiosi sono innocenti. Che quelli sono gli sbirri, che sono cornuti, che hanno mandato in galera uomini innocenti, padri di famiglia. E che il mafioso vero, non si fa piegare neanche da condanne pesanti.